Grazie intanto a Bill per l'iniziativa e per far conoscere anche il catalogo di Sinnos. So che in sala c'è un altro editore, 7-9. Io vi chiedo, soprattutto voi insegnanti, cercate di stare attenti ai progetti editoriali, non soltanto di noi piccoli editori, perché non è detto che piccolo sia sempre bello, perché anche nei cataloghi dei grandi editori ci sono degli ottimi libri, anzi spesso loro, grazie a loro, finché avremo diciamo dei direttori editoriali nelle grandi case editrici, no? Finché avremo persone come Beatrice Masini, Daniela Gamba, quindi persone che fanno arrivare autori come La Murail, come Costner, e vi cito subito per esempio un libro che non so se sia stato già inserito nella biblioteca oppure no, che era un libro che aveva segnalato Loredana Perego, insegnante, anche membro di IBI, che è Nodi al pettine, Murail, Giunti editore, dove c'è un figlio maschio di padre chirurgo ricco che invece scopre di voler fare il parrucchiere e quindi disobbedirà alla legge del padre che si accorge di lui soltanto nel momento in cui scarta, in cui cambia, e anche questo fa parte, io poi di questo parlerò, anche dell'impertinenza e del sovvertire, del sovvertimento in qualche modo poi fa parte di una legalità condivisa e democratica, come ha detto prima Valeria. E quindi vi prego davvero di stare attenti, come? Attraverso i bibliotecari, attraverso i librai indipendenti, attraverso altri insegnanti, attraverso oggi la rete che da una parte può essere pericolosa, può appiattire, però dall'altra dà anche tante possibilità di voci. Io penso per esempio a siti creati fra l'altro da insegnanti e scuole come Qualcuno per cui con cui correre. È un sito bellissimo, nato per caso a Firenze, Matteo Biagio, un insegnante che per gioco con i suoi studenti ha cominciato a fare recensioni, e oggi è un sito seguitissimo e noi editori mandiamo libri a loro perché li leggano e perché ne parlino. Quindi nascono delle cose belle intorno ai libri e alla lettura, nonostante un periodo cupo e nonostante un periodo buio, di grande abbassamento di livello culturale, ma nonostante questo ci sono tante cose preziose e positive. E allora io parto a raccontarvi una storia che è di IBI proprio, di chi ha fondato IBI. Io sono molto fiera che IBI abbia deciso di accompagnare Bill, perché quell'equilibrio di cui parlava prima Valeria, legalità, cittadinanza consapevole e lettura, è molto vero, e dobbiamo assolutamente cercare di far sì che i nostri ragazzi abbiano tempo per leggere. Yela Lepman era una giornalista tedesca ebrea che scappa dalla Germania nazista nel 1938 e ci torna dopo essere stata in Inghilterra e negli Stati Uniti proprio con l'esercito americano nel 1945. Le viene chiesto occuparsi della rieducazione dei bambini e delle donne della Germania che aveva perso una guerra, della Germania che aveva mosso, da cui era partito il nazismo, che aveva mosso l'orrore vero. Lei arriva a Monaco, una Monaco distrutta, bombardata, e gira, lo racconta in questo libro che noi abbiamo tradotto, La strada Iella, prima fermata a Monaco, gira con questa jeep e vede questi bambini che sono senza niente e soprattutto con degli sguardi vuoti, smarriti, e dice: libri, noi li possiamo salvare questo paese soltanto con i libri. Naturalmente quando si presenta ai generali americani dicendo voglio dei libri, la guardano come se fosse pazza e le dicono: signora, faccia un po' quello che vuole, possiamo darle della carta intestata e lei scriva pure, non abbiamo soldi per libri, si immagina. Questa è una storia che conosciamo bene,
non ci sono soldi per i libri. E lei riesce a farsi mandare i libri più belli, soprattutto li abbia illustrati, lei chiede, perché le lingue non sono le stesse, ha da tutti i paesi del mondo. Un paese le dirà: noi non vogliamo assolutamente mandare libri ai bambini tedeschi, la Germania ci ha invaso 2 volte. E il Belgio, e lei risponde al governo del Belga dicendo: fatelo perché non siate invasi per la terza volta. Il Belgio manda la migliore selezione di libri, c'è una prima mostra nel luglio del 46, se non vado errata, raccontata benissimo dai giornalisti e da scrittori dell'epoca. E poi lei pretenderà la biblioteca. Ma è bello sentire subito i racconti di questi bambini che entrano, appunto, bambini devastati da quella guerra. Erano i figli dei nazisti oppure i figli di ebrei che erano stati ammazzati, perseguitati, e l'emozione nei racconti che si sente di questi ragazzini che prendevano in mano i libri e riscoprivano delle storie è enorme. Pretenderà la biblioteca. Ora c'è la più grande biblioteca a Monaco, la Jugendbiblioteca di Monaco, in un luogo diverso da quello dove è nata all'inizio, fu posizionata all'inizio nella Casa delle Arti di Hitler, e quindi c'è questa descrizione dei soldati americani che cancellano le svastiche per mettere i libri. E fu posizionata dopo che lei, quando il ministro di cultura, della cultura del nuovo governo tedesco, disse: signora, noi non abbiamo un luogo dove farle fare questa biblioteca, lei si rende conto? Si guarda intorno, abbiamo delle priorità diverse. Lei dirà: migliaia di bambini la malediranno per questo. 3 giorni dopo lei ha la sede della biblioteca. Ora, noi non abbiamo granché a che fare con la Germania nazista, post-nazista naturalmente, per fortuna. Però il vuoto, un abbassamento culturale, il pericolo che i nostri piccoli non siano nutriti abbastanza, e non certo per colpa vostra, che siete qui e che vi state formando, no? Ma per tutto quello che c'è intorno, è un pericolo che forse rischiamo di correre. E allora c'è un altro libro che io vi consiglio caldamente di prendere, non è mio, ed è di Equilibri, una cooperativa, è di Aidan Chambers. Aidan Chambers è tra i più grandi scrittori per ragazzi viventi, persona straordinaria, peraltro dislessica, ho scoperto, e scrive storie bellissime, ma fa anche, spesso si presta a scrivere saggi sulla educazione della lettura. E in questo libro, che si chiama Il lettore infinito, lui spiega molto bene, in maniera semplicissima, quello che probabilmente voi sapete già. Ma che c'è bisogno di ridirci, ed è molto bello, anche in questo, i libri sono belli, anche quando non sono i romanzi, no? Quando leggiamo dei saggi che ci rinfrancano, cioè che ci dicono: ah, accidenti, è proprio quello che io pensavo, è quello che sto cercando disperatamente di fare. Bene, ci dice che la lettura ha un processo ben definito, lui lo chiama il circolo della lettura. All'interno di questo circolo c'è l'educatore, c'è l'adulto. Noi siamo gli adulti, noi siamo il presente di quel futuro, noi abbiamo dei grandi doveri nei confronti dei nostri ragazzi. E di che cosa abbiamo bisogno noi adulti? Abbiamo bisogno di selezione, è un circolo, cioè abbiamo bisogno di avere tanti libri a disposizione, abbiamo bisogno di avere accesso ai libri, abbiamo bisogno di conoscerli. E abbiamo bisogno di essere formati e informati su quello che c'è. Poi abbiamo bisogno a scuola, e lui dice della scuola. La qualità di una scuola può essere giudicata dalla determinazione con cui ritaglia un tempo per la lettura e dalla convinzione con cui protegge questo tempo. La scuola, a scuola c'è bisogno di un tempo per leggere, un tempo per leggere. Più si sale di livello e meno c'è tempo per leggere. Nella scuola primaria c'è più agio, c'è più disponibilità, alle medie comincia ad esserci meno, nei nostri licei, o nelle nostre scuole superiori c'è sempre meno tempo.
E invece ci vuole tempo. Addirittura Chambers dice che una buona scuola dovrebbe avere almeno fino ai 16 anni 20 minuti di tempo al giorno di lettura individuale, silenziosa. Chiaramente in prima elementare va fatta insieme, non silenziosa in questo modo. 20 minuti di lettura significa sottrarre 20 minuti a una delle vostre ore di insegnamento. Chi è che regala 20 minuti di tempo alla lettura? È un problema anche di programmi, di progettazione. Oggi si parla della scuola digitale, la scuola 2.0. Ho letto recentemente il manifesto di questa scuola, un programma che verrà presentato tra l'altro a Roma all'interno del Forum del Libro di una settimana della lettura. E in queste 130 pagine in cui si parla di quanto la scuola dovrà essere pronta e attrezzata per il digitale, per le nuove tecnologie, perché è importantissimo, è fondamentale, si cita anche, per fortuna, intorno a pagina 100, l'essenzialità di una biblioteca. Perché qualcuno ha detto, e immagino sia Gino Roncaglia, che era all'interno di questo, Gino Roncaglia è esperto di nuove tecnologie, ma è anche un grande appassionato lettore, quindi pur difendendo le nuove tecnologie, ritiene che non debbano essere contrapposte, appunto, non le contrapponiamo, ma se c'è un programma del Ministero che chiede finanziamenti, stanziamenti, personale preparato per le nuove tecnologie, non possiamo arrivarci senza avere anche dei libri, non possiamo arrivarci senza avere una testa per pensare, altrimenti non serve a nulla, altrimenti non serve a nulla, quindi un tempo per leggere e quindi un luogo, uno spazio che non necessariamente deve essere una stanza chiusa e polverosa. Voi qui avete una bellissima biblioteca, ma purtroppo ancora nel nostro paese l'idea di biblioteca e ancor di più di biblioteca scolastica è un'idea di luogo vecchio, antico, noioso. Non è così. Recentemente sono stata in una scuola romana periferica, perché dalle periferie spesso viene il meglio, dove avevano messo la biblioteca in un atrio aperta. Quindi ci passano tutti. Un bidello aveva costruito, grazie poi all'insegnante di applicazioni tecniche, degli scaffali mobili, e in questo spazio aperto, dove i ragazzi ci devono passare per forza, per forza incontrano i libri. E non sono stati a macerarsi sulla catalogazione in quel caso, ma hanno fatto in modo che tutto fosse semplice, accessibile immediatamente e non noioso. Quindi, ma di esperienze di questo tipo ce ne sono tante, che sono state raccontate, saranno raccontate. Io mi auguro sempre, siccome io poi credo molto nelle istituzioni, io voglio una legge per le biblioteche scolari. Io voglio una legge che dichiari che è obbligatorio per una scuola avere una biblioteca scolastica. Poi è anche vero che la legge non risolve il problema, perché poi se non la riempiamo di contenuto, questa legge, anche da vecchia femminista quali sono, no? Non è questo che fa effettivamente la rivoluzione, ma avere almeno dei paletti e per poterli riempire di contenuto, io credo che oggi questo sia indispensabile. E poi ci vuole il rapporto e il dialogo con gli studenti, la risposta del lettore, che Chambers ci racconta può essere informale, formale, sollecitata in mille modi, ma noi dobbiamo essere capaci di sollecitarla. Dimmi cosa ne pensi, dimmi, dice Chambers, dimmi, raccontami. Poi possiamo assolutamente lavorare sulla struttura del testo, se dobbiamo lavorare su questo, ci mancherebbe altro. Non è che dobbiamo rendere lo studio qualcosa di assolutamente leggero e predigerito. Io insegno in una università americana e so qualcosa del predigerito e del leggero. Vi assicuro che non è quello a cui noi dovremmo puntare, vi assicuro che le nostre scuole, nonostante tutto, sono ancora un'eccellenza. I miei studenti non potrebbero mettere piede in una nostra università. Quindi, assolutamente, non vuol dire questo, ma vuol dire un'attenzione, una cura, un tempo. E io credo che questo, prima di tutto, faccia parte appunto di un concetto di legalità e di un diritto alla lettura, il diritto di crescere lettori consapevoli. Chambers dice:
Non mi interessa crescere lettori di consumo, io voglio crescere lettori consapevoli. E qui c'è di nuovo il discorso dell'editoria. Noi in Italia, come in tutto il mondo ormai credo, abbiamo due filoni, no? C'è un'editoria che è commerciale e c'è un'editoria che noi ci piace chiamarla di progetto, che di qualità, anche, insomma, e ripeto, la qualità è anche nei progetti dei grandi, che fanno fatica a vendere quella qualità, perché Per sempre insieme Amen, Feltrinelli Kids, bellissimo libro, si vende poco la Murail, cioè si vende poco poster, si vende poco Roald Dahl, Matilde, quindi attenzione, cioè non è che, ma si vendono tanto poi invece altri libri che sono dei libri usa e getta, che lasciano poco segno. Allora, su questo appunto noi adulti e voi nella scuola siete preziosi, bisogna fare attenzione, cioè bisogna cercare di dire, di offrire ai ragazzi qualche cosa di più, pur non demonizzando letture che appunto non lasciano nulla. Voi adulti, e noi adulti sappiamo bene quali sono, dobbiamo trovare anche lì il modo di entrare, no? Di aggirare l'ostacolo. Siamo noi, dobbiamo essere noi ad essere capaci. E perché sono grata oggi di essere qui e perché vi dico di fare attenzione? Perché se noi editori, medi, piccoli, di progetto, e adesso magari attraverso la storia di questi miei libri, forse capite anche il senso di un mestiere, se noi smettiamo di fare libri, voi vi ritrovate libri tutti uguali. E noi non vogliamo essere sostenuti da nessuno se non dalla possibilità che i nostri libri siano valutati, visti ed acquistati. Io non voglio il sostegno di nessuno. Io voglio librerie, biblioteche, biblioteche a scuola e pubblico attento che possa dire il libro di Sinnios mi piace oppure no, lo prendo oppure no, ma che abbia la possibilità di arrivarci. Anche per questo siamo a Lampedusa, come IBI. Siamo a Lampedusa perché Lampedusa è un simbolo del nostro paese. Noi ci siamo arrivate come IBI, parlo al femminile perché spesso se siamo femmine, invece no, bisogna ricominciare a occuparci di queste cose. Tante donne, no? Quando invece si sale di livello ci sono i maschi, anche nell'editoria, nell'editoria. Quando si sale alla varia libri per grandi ci sono tanti uomini. Nell'editoria per ragazzi siamo tutte donne. Allora, e anche in IBI prevalentemente donne. Siamo arrivati a Lampedusa perché sapevamo che a Lampedusa arrivavano i barconi, arrivavano i minori e missione Lehmann, missione, diamogli, accogliamoli in qualche modo con che cosa? Con i silent book, libri senza parole, i migliori libri senza parole che le sedi IBI da tutto il mondo hanno raccolto e raccolgono ormai da 2 anni perché vengano inviate a Lampedusa, perché siano in un fondo che attualmente è al Palazzo delle Esposizioni, ma è un fondo IBI, e perché girino come mostra. Attualmente la mostra dei Silent IBI Italia è a Toronto, per esempio. Bene, quando noi siamo arrivate, in realtà il centro era chiusissimo, arrivare ai bambini era praticamente impossibile. E quindi i libri sono arrivati al centro attraverso le ONG, attraverso altre associazioni, ma non, i bambini non sono potuti uscire per venire da noi. Ora noi torniamo il 16 novembre di nuovo a Lampedusa per il quarto IBI Camp. Speriamo almeno di nuovo di poter dare i libri che entrino al centro. Ma ci siamo accorte che a Lampedusa ci sono 1.084 bambini, ragazzi, dalla materna al liceo scientifico. Si fanno i doppi turni a Lampedusa. Ci sono insegnanti lampedusane e ci sono insegnanti che vengono da fuori, dal resto del paese. A Lampedusa non c'è una biblioteca, non c'è una libreria, e Lampedusa vive in questa assurdità. D'estate il turismo vacanziero molto frivolo, unce i barconi che arrivano, ma che praticamente a parte essere messi in bella vista, quasi come cartolina ricordo da portare accanto al porto di Lampedusa, quei barconi terribili, i migranti se ne vedono pochissimi, non ce ne sono perché sono tutti chiusi nel centro. D'inverno Lampedusa è
militarizzata, restano i militari, ci sono delle sale gioco, c'è molta droga che circola ed è assolutamente un'isola fantasma. Con 1.084 ragazzi, bambini e bambine. Quando noi abbiamo aperto la sede a Via Roma, che ci è stata messa a disposizione dalla sindaca, dal comune di Lampedusa, i bambini hanno cominciato ad arrivare a frotte. Per farvela breve, ora la biblioteca di Lampedusa, che noi continuiamo a chiamare biblioteca che verrà, è aperta da volontari, ragazzi del liceo e un insegnante 3 giorni a settimana. E sta succedendo come le favole, cioè i bambini tornano a casa e dicono: ma noi vogliamo la biblioteca. Allora sembra che 15 giorni fa finalmente si sia riunito un consiglio comunale per fare i lavori, perché la figlia dell'assessora pare che abbia piantato un capriccio notevole a casa dicendo: io voglio i libri. E quei bambini sentono la biblioteca come luogo loro, come luogo di confronto. Ed è una bella storia. Noi siamo nati in carcere nel 1990. Io insegnavo, in più ero lì per seguire dei detenuti stranieri. Un gruppo di ragazzi detenuti aveva imparato a impaginare e voleva uscire dal carcere. Il lavoro è un modo per poter uscire, almeno in misure alternative. E nella loro idea non solo volevano essere servi di altri editori per guadagnare, ma anche editori per ragazzi. Mi sembrò una follia, però andammo a fondare la Sinnos con questo progetto, cercare di lanciare ponti da un luogo assurdo, da un luogo dimenticato, da un luogo rimosso, qual è il carcere, fuori perché forse non ci fosse più bisogno di carcere. Nell'idea di questi ragazzi detenuti c'era non il desiderio di parlare delle loro miserie, delle loro fatiche, ma costruire qualcosa, qualcosa per i bambini e per i ragazzi. Io questa storia adesso la racconto sempre meno, ma qua forse è il luogo adatto per dirvelo da dove veniamo. Nasciamo con dei libri bilingui, i mappamondi. Fine anni 80 inizia il grande fenomeno della migrazione nel nostro paese. Siamo stati un paese da studiare. Le università americane ci hanno studiato, ci hanno fatto corsi su questo, perché la letteratura migrante in Italia è un fenomeno molto particolare e, ahimè, io credo adesso quasi finito. Non mi sembra ci siano grandi autori in questo momento, magari invece voi li conoscete, me li segnalate e io ve ne sono grata. Ma come arrivano queste persone in cerca di una fortuna migliore? Arrivano e imparano, si appropriano della nostra lingua e ci raccontano le loro storie. Noi abbiamo raccontato, dando un nome e un cognome ai migranti, dicevamo, mostrando ai bambini stranieri che c'era di origine italiana, che arrivavano, che venivano accolti, accolti come? Con le loro storie e la loro lingua. Erano libri bilingui. E ai bambini italiani, raccontandogli che quelle persone si chiamavano Mohammed, Ribka, Ijaba, avevano una storia, avevano avuto un'infanzia come la loro, avevano avuto dei nonni, avevano avuto delle feste e ora arrivavano qui. E quindi dovevamo non averne paura, ma dovevamo scambiarci, confrontarci, conoscerli. E anche queste storie hanno avuto a che fare con la costruzione di una cittadinanza consapevole, perché oggi erigere muri, costruire barricate è assolutamente, lo sappiamo bene, inutile. Io adesso sto insegnando Boccaccio nella mia università e c'è quel proemio meraviglioso che dice: umana cosa è avere cura degli afflitti. Così comincia Boccaccio. Boccaccio ne parla in merito alle sofferenze amorose, perché lui dice: io ho sofferto molto d'amore, sono stato curato e ora sono grato per questo, e quindi vi racconto alcune storie. Ma ve le racconto, incredibile a dirsi, in un contesto vero di peste e di morte. E vi racconto come i racconti e le storie possono salvare la vita, possono tirarci fuori per un momento e darci un altro punto di vista. Anche qui, nei nostri mappamondi, così si chiamava la collana, c'era questo intento. Ma da subito poi abbiamo voluto segnare il fatto che le leggi
sono giuste, se sono leggi che condividiamo. Io racconto sempre ai ragazzi, quando parliamo di questi racconto, leggo ai ragazzi questo fogliettino che a me mi fa rabbrividire ogni volta. Questo è una raccolta di documenti dalle leggi razziali alla Shoah. Sono documenti, non c'è nessun commento. Insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa sarete trasferiti. Bisogna portare con sé viveri per almeno 8 giorni, tessere annonarie, carta d'identità, bicchieri. Si può portare via A. valigetta con effetti e biancheria personale. B. denaro e gioielli. Chiudere a chiave l'appartamento e prendere con sé le chiavi. Ammalati, anche casi gravissimi, non possono per nessun motivo rimanere indietro. Infermeria si trova nel campo. 20 minuti dopo presentazione di questo biglietto, la famiglia deve essere pronta per la partenza. Questo è il foglietto che veniva consegnato quando venivano presi e rastrellati gli ebrei, o i comunisti, o gli zingari, gli omosessuali e via dicendo. Questa era legge. Venivano accompagnati per legge ai treni. Allora abbiamo voluto da subito raccontare la Costituzione, perché la nostra Costituzione è fra le più belle, perché la nostra Costituzione nasce proprio perché mai più avvenisse questo, mai più ci fossero delle leggi di questo tipo. E quindi questa Costituzione, condivisa da persone che la pensavano in maniera diversa, e accidenti, oggi quanto, ma quanto dovremmo recuperare quelle capacità, quella capacità di metterci seduti a un tavolo, tutti quanti con lo stesso obiettivo, e mediare, metterci d'accordo e trovare delle soluzioni. Trovare delle soluzioni. Quindi, in questo senso, Sinnos è anche un'editrice che fa divulgazione, se volete. Questa è la Costituzione, detta, noi la stampiamo dal 95, detta e spiegata nelle parole più difficili ai bambini, ma non gliel'abbiamo semplificata, perché noi vogliamo che sappiano, che diventino cittadini della loro lingua. Lo dice Arrigo Luca spesso, adesso al di là del sabotare, non sabotare, però una cosa che dice lui è che bisogna diventare cittadini della lingua, bisogna saperla usare quella lingua, bisogna conoscere il significato delle parole. E allora l'ultimo nato di questa collana è Elena e la cittadinanza scientifica, un libro difficile. Noi difficile, non lo so quanto, è un libro che sicuramente va usato a scuola bene. Però le sfide a noi editori ci piacciono, perché non possiamo arrenderci, non possiamo non cercare delle cose che possano aggiungere un po'. È questo il nostro mestiere, è questo il rischio che ci prendiamo. Poi a voi possono non piacere le nostre proposte, però noi onestamente dobbiamo cercare quello che è nel timone del nostro progetto editoriale e darvelo. Questo è Lene, la cittadinanza scientifica. È scritto da una fisica, ma in realtà parla di quanto sia importante non fermarsi all'informazione e passare dall'informazione alla conoscenza. Noi oggi viviamo nella società e nell'epoca dell'informazione. Noi sappiamo tutto, ma non conosciamo. E allora spesso parliamo alla pancia. E allora se diciamo, lei fa un, diciamo, prende un esempio piuttosto provocatorio, parla di OGM. E quindi se noi diciamo questo pomodoro è senza chimica, non c'è niente, è naturale, è buono, senza però andare ad approfondire, le dice quanto effettivamente di chimica c'è, che cosa effettivamente è successo. Cioè noi dobbiamo imparare a dare peso alle parole e dobbiamo crescere i nostri bambini e i nostri ragazzi, rendendoli capaci di comprendere le parole. Nell'introduzione di Lorenzo alla Costituzione si dice a un certo punto che i bambini non tollerano gli imbrogli. Se noi mettiamo a giocare dei bambini e c'è uno di loro che imbroglia, viene subito tanato, non si fa, fuori dal gioco. Poi gli adulti gli stanno invece mostrando che si può assolutamente imbrogliare, che si può parcheggiare in seconda fila, che si può buttare la carta per terra, si possono non pagare le tasse e via dicendo.
Quindi questi bambini, e faccio un salto, un tipo da salto mortale, gli dobbiamo anche insegnare ad essere trasgressivi. Come Matilda, gli dobbiamo anche insegnare ad essere impertinenti e a non avere paura di dire che c'è qualcosa che non va. E allora, per esempio, quando io ho letto La principessa e lo scheletro, che è una narrativa, diciamo, per 9-10 anni, io poi non sono bravissima a dare le fasce di età, anche perché mi piacciono, anche a me, me ne innamoro. Allora, questo è un romanzo che viene dall'Estonia. E Lulu è una principessa che scopre che c'è uno scheletro nel suo bagno che ruba il dentifricio tutte le notti. E infatti lei sta lì appostata perché sua mamma le ha messo un dentifricio schifosissimo, la cipolla, e lei vuole capire ma chi è, visto che è accusata ingiustamente, chi è che finisce questo dentifricio. Bene, lui è il signor Ossi ed è lo scheletro dell'armadio di suo padre. Nasconde il segreto del re. E questo re è un re apparentemente buonissimo, magnanimo, generosissimo, sta sempre fuori a caccia di alci, ma insomma, ed è il suo papà, il papà di Lulù. E lei è un romanzo che fa ridere, che diverte, ci sono tutta una serie di avventure che non vi sto a raccontare. Lei a un certo punto scopre che il segreto di suo padre era che era un ignorantone, uno che proprio non sapeva neanche fare 2 più 2 e aveva l'unico interesse che aveva era la caccia all'alce e nient'altro. E lo scopre drammaticamente, lo scopre vedendo che aveva imprigionato o mandato in esilio i suoi professori, i suoi insegnanti. Quindi Lulù ha un momento di grande sofferenza, c'è un momento in cui lei piange perché la figura di suo padre, che era fantastico, gli viene assolutamente distrutta. Però Lulù, dopo che ha pianto, fa una cosa, va da suo papà e gli dice: papà, basta, di la verità, cambiamole le cose. Yalla Lippmann diceva che piano piano, grazie a diamo strumenti ai bambini perché ci mostrino il modo per rimettere a posto il mondo nel verso giusto. È quello che appunto dicevo anche oggi, sento dire tantissime volte nelle interviste, dobbiamo ricominciare dai giovani, dall'educazione, dalla scuola. Bene, allora diamo strumenti e diamo sostegno a questa scuola che deve cambiare, perché altrimenti queste parole restano nulla. Abbiamo voluto raccontare le donne. Soprattutto in un momento in cui le donne in questo paese venivano, diciamo, descritte in maniera desolante. E quindi abbiamo cominciato sempre con una divulgazione con Nennina, i diritti delle donne, e abbiamo raccontato alle ragazze e ai ragazzi quanto è stata lunga la strada per raggiungere dei diritti. Mariella Gramaglia, che ha introdotto il libro, scrive una cosa che mi piace tanto e quindi ve la leggo. Ti sentirei dire che essere giovane all'inizio del terzo millennio è molto duro, che troverai lavoro con difficoltà in un mondo in cui la sicurezza economica traballa. C'è del vero, naturalmente, ma non è una legge di natura. Dipende da ciascuno di noi scegliere chi ci governa, orientare lo sviluppo e la tutela dei beni comuni, distribuire la ricchezza in modo da evitare le ingiustizie. E dipende dalle ragazze e dalle donne battersi per la propria libertà e per una civiltà che le rispetti. Tocca farlo con gli occhi aperti e la mente sveglia. Lo sai che a me ha dato un grande sollievo sapere che altre mi hanno preceduta e si sono battute anche per me, che non dovevo inventare la ruota? Ecco, questo è bellissimo ed è questo secondo me che dobbiamo fare. Questa è una divulgazione, poi un bel giorno sono arrivati due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, e ci hanno raccontato che avevano voglia di raccontare le donne attraverso però un fumetto. Avevano 100 e passa donne che avrebbero voluto raccontare, ne abbiamo scelte 15. Pensate se io avessi fatto una narrativa di questo, cioè 15 racconti su 15 donne, non l'avrebbe letti nessuno. Questo è un libro che ha viaggiato in tutta l'Italia, è stato promotore di progetti, di spettacoli teatrali, ultimo uno di, proprio di César Brick, che ha girato l'Italia e ha lanciato un sassolino. Io naturalmente di questo sono super orgogliosa. Olympe de Gouges, Nellie Bly, qualcuno di voi sa chi è Nellie Bly? Non, io non sapevo niente, quindi.
Nellie Bly è stata la prima giornalista d'inchiesta. Nellie Bly nel 1885 risponde a un avviso su un giornale a Pittsburgh e chiede di essere assunta come giornalista. Pensavano fosse un uomo, invece era una donna, le danno una rubrica di cucina, di femminile, insomma. Lei si scoccia poco dopo, va al Times e dice: io mi fingerò pazza, entro in un manicomio criminale e farò un grande servizio su questo. E diventa la prima giornalista d'inchiesta. Elvida Kodanotari, Nawal El Sadami, Marie Curie naturalmente, e poi Franca Viola. Io quando racconto la storia di Franca Viola alle ragazze e ai ragazzi provo grande emozione, perché nessuno lo sa che quel no di Franca Viola, detto nel 1969, ha iniziato a cambiare le cose, ha iniziato a cambiare le leggi, ha dato un motivo per cambiare quell'assurdo matrimonio riparatore. Era una ragazzina e tuttora Franca Viola, che è viva, dice: ma io non ho fatto niente, se non ribellarmi a chi non ha voluto, con un uomo fantastico accanto, anzi direi due, suo padre e il marito, perché Franca si sposa l'uomo della sua vita. Franca, donna disonorata nel piccolo paesino siciliano di Alcamo, e quel marito, e che coraggio ha avuto a sposarla, quindi è anche questo che va detto ai ragazzi: abbiamo bisogno di uomini lungimiranti, di uomini aperti, di uomini capaci, perché se siamo libere noi, sono più felici loro. Io mi rendo conto che vi ho rubato un sacco di tempo, tante altre cose ci sono in ogni storia, diciamo, come diceva Valeria, e il mestiere di un editore onesto qual è? Quello di cercare storie con la vita dentro, che siano anche saggi, perché no, e che siano romanzi. Io penso all'ultimo romanzo, Reato di fuga, che ho letto mentre andavo a Lampedusa, al primo campo, viene dalla Francia, e racconta di un ragazzino di 14 anni che suo papà guida troppo veloce durante la notte, lui gli dice: papà, vai più piano, papà, non si vede niente, ma no, non ti preoccupare, paesino, si apre all'improvviso uno sportello di una macchina, una sagoma viene sbalzata via, e il padre non si ferma, va avanti, ed è il ragazzino che cercherà, in un romanzo leggerissimo, scritto in maniera così tirata e bella, riuscirà a capire chi era la vittima, che per fortuna non muore, non succede niente di grave, se non alcuni episodi anche abbastanza comici, e diventerà amico del figlio di questa vittima. E poi, fra l'altro, essendo un romanzo francese, non c'è un finale, è un finale aperto, e questo a volte scombussola un po' i nostri ragazzi, perché tutti si chiedono: sarà condannato questo padre? Perché poi alla fine i carabinieri, la polizia francese arriverà a capire che c'entra quest'uomo, e quindi sì, probabilmente sì, sarà condannato, no? E però non ce lo dice l'autore. Allora, che cosa cerchiamo di fare noi editori? Di trovarvi storie su cui poi voi possiate costruire, con quella leggerezza calviniana, quella che è Perseo che si trascina Medusa, sì, la porta dietro, l'ha uccisa, la sua testa se la porta, ma con quelle ali leggere e la pesantezza di Medusa che si porta dietro, riesce a cavalcare e a narrarci e a portarci senso. Io mi taccio, e poi dopo, se ci sono domande, grazie mille.